Benvenuti al consueto appuntamento del sabato con 7 News. Queste le notizie. Servizio consulta giovanile. A Bova Marina, prima riunione del consiglio direttivo della consulta giovanile. Dopo l'elezione del presidente, dei membri e la suddivisione degli incarichi, i giovani bovesi si sono messi subito al lavoro per il proprio paese. Vediamo l'intervista al presidente della consulta di Maria Natalia Iriti. Siamo con Leo Plutino, il neopresidente della consulta giovanile di Bova Marina. E cosa avete deciso nel corso del primo consiglio della consulta? Il primo consiglio è stato innanzitutto una sorta di divisione di incarichi, diciamo, di compiti. Il presidente alla fine non è che un rappresentante di tutti i giovani, quindi abbiamo cercato di dare a ogni giovane, a ogni partecipante al consiglio, anche a qualcuno esterno, degli incarichi per il proseguo dell'attività. L'incarico principale di ogni consigliere è quello di andare a coinvolgere altri giovani che magari in questo momento non sono vicini a noi, oppure che in questo momento sono da qualche parte che magari aspettano di essere chiamati, che aspettano di essere coinvolti. Quindi il primo impegno mio e di tutti i consiglieri è quello di andare a trovare tutti i giovani di Bova Marina per far sì che questo fermento di giovani in questo paese continui ad essere forte. Avete l'animo di organizzare nel prossimo futuro qualche cosa per il paese? Sì, abbiamo già messo in preventivo per il 15 novembre una festa di San Martino, con cuore messa in cantiere e pronta, diciamo, ad uscire con un programma organizzativo al più presto. Poi abbiamo già programmato per il 20 novembre di fare qualcosa per la giornata mondiale per i diritti per l'infanzia e ci siamo proposti di fare al più presto una riunione con tutte le associazioni del posto per mettere su un programma per il Natale bovese. Grazie. Al via a Reggio Calabria la settima esposizione ornitologica internazionale dello Stretto. Il salone espositivo dal 12 al 19 ottobre ospiterà dei canarini, pappagalli ed esotici di ogni razza. Vediamo appunto il servizio di Silvio Cacciatore. Esemplari provenienti da tutto il centro e il sud Italia alla settima esposizione ornitologica internazionale dello Stretto, importante appuntamento ed evento unico in Calabria che anche quest'anno riunirà a Reggio Calabria allevatori ed appassionati di ornitologia provenienti da tutta Italia e non solo. Ci sono espositori pure stranieri, ci sono espositori maltesi, se non sbaglio c'è uno spagnolo che ha esposto, insomma comunque ha raccolto tutto il centro-sud sicuramente perché ci sono stati espositori della zona di Napoli, di Grosseto, di Palermo, insomma, e sono tutti allevatori importanti. Insomma, una mostra internazionale, questa è la settima esposizione più importante in Italia. A livello di numeri, nonostante la crisi che c'è stata, a livello che passiamo tutti, insomma, c'è un costo per gli allevatori sostenere queste esposizioni, però abbiamo raggiunto un ottimo numero di ingabbi, ci sono circa 2.500 soggetti esposti, di cui alcuni molto belli veramente. Il salone espositivo, che dal 12 al 19 ottobre ospiterà canarini, pappagalli ed esotici di ogni razza e cromia, è il padiglione dell'ex fiera campionaria della zona industriale San Gregorio di Reggio Calabria. Grande soddisfazione per il presidente dell'ente organizzatore, l'associazione Ornicoltori Fata Morgana, Bruno Tripodi. Questo è il miglior modo per festeggiare i 50 anni dell'associazione. Non è facile gestire un'associazione con tanti problemi, però la passione per gli uccelli, il motto della FOI è allevare e proteggere. I nostri beniamini sono trattati come quasi esseri umani, curati, e quindi è bello. È un hobby che non costa molto, è un antistress, si fa in casa, non richiede grande impegno, soltanto tanta passione. Ci sono stati alti e bassi, ci sono stati momenti, però diciamo che un motto reggino del poeta Ciccio Arrigo può sintetizzare tutto. Con terremoti, con guerre, con pace, sta mostra si figi, sta mostra si faci. Grazie. Rocella Ionica, motovedetta della Guardia Costiera, porta in salvo 78 migranti. Continuano gli sbarchi di migranti irregolari lungo le coste della Locride. Nella tarda serata di giovedì, la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Rocella Ionica
veniva allertata per la probabile presenza di un'imbarcazione alla deriva di traverso di Riace, al traverso di Riace con numerosi migranti irregolari a bordo. Dopo l'individuazione del punto di coordinate dal quale era partita la richiesta di soccorso, il reparto operativo della Direzione Marittima di Reggio Calabria, che coordinava le operazioni di ricerca e soccorso, disponeva l'invio in zona della motovedetta CP321, dislocata nel porto di Locella Ionica, portando appunto in salvo i suddetti migranti. Fondi in arrivo da Roma per la Calabria, sarà completato il Pala Giustizia di Reggio. La cabina di regia ha permesso il coordinamento degli enti per giungere al completamento del Tribunale con risorse e tempi certi. E il Governo è pronto a concorrere con risorse statali. Buone notizie per il completamento del Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria, provenienti dalla riunione romana della cabina di regia interministeriale convocata su iniziativa del sottosegretario alla Presidenza Graziano Del Rio, che si è tenuta appunto giovedì. Per procedere, si legge nel documento approvato al termine dell'incontro, si è in attesa appunto da parte del Comune Commissariato di Reggio Calabria della comunicazione dello stato di consistenza dei lavori, che definisca l'importo preciso per fare terminare l'opera. Le altre opere finanziate dalla cabina di regia dedicata alla Calabria sono perciò il porto di Gioia Tauro, il trasporto pubblico, i finanziamenti per il lavoro giovanile, l'edilizia scolastica, il dissesto idrogeologico e per la messa in regola della depurazione degli scarichi urbani. Un momento gioviale, un pomeriggio alternativo pieno di attesa partecipazione, apre così la festa dei Santi Cosma e Damiano a Masella. Durante la spensierata escursione laboratoriale in mezzo alla natura, i bambini e gli animatori della CR di Masella si sono trovati di fronte ad uno squallido scenario. Improvvisamente, infatti, dagli alberi di eucalipto si è materializzata una discarica a cielo aperto e svariati cumuli di rifiuti sparsi nelle vicinanze. Tra i rifiuti vi erano carcasse di elettrodomestici e scarti edilizi, in particolare è da sottolineare la presenza notevole di Eternit, che come è noto rappresenta un serio pericolo per la salute pubblica, in quanto le sue polveri sono altamente cancerogene. Di fronte agli innocenti, perché dei bambini, in merito a questo scempio, gli animatori si sono trovati in evidente difficoltà a giustificare una cosa così brutta ed una triste realtà. Ma a questo proposito ci racconta tutto Claudia Pugliese. Ci troviamo a Masella, precisamente in Contrada Chiarello, dove qualche settimana fa, durante un'escursione per il laboratorio Naturarte dedicato ai bambini, addentrandoci nella boscaglia di eucalipto tra lo stupore generale, ci siamo imbattuti in una discarica abusiva, nel bel mezzo della natura. Procedendo nell'escursione con l'intento di sperimentare la land art, ovvero l'arte della terra, abbiamo trovato dei residui di Eternit e qualche scheletro di televisore sparsi sul territorio. Tutto questo dimostra che la società moderna, in fatto di civiltà, ha ormai toccato il fondo e non ha alcun rispetto per l'ambiente. L'uomo è diventato talmente incosciente e indifferente da non rendersi conto dei pericoli che l'inquinamento generalizzato comporta per la sua stessa sopravvivenza. Noi siamo testimoni di questo scempio e vogliamo tutelare il nostro territorio, denunciando ogni singola situazione di degrado. È con questa premessa che ci impegniamo a segnalare i commissari straordinari affinché provvedano allo smaltimento. Adesso ci siamo spostati tra la zona Bruca e Prestarà, di preciso alla Cappelluccia, dove siamo venuti a celebrare messa durante il triduo dei Santi Cosma e Damiano e abbiamo potuto ulteriormente constatare l'incuria e l'inciviltà che imperano. Il sindaco di San Ferdinando, Domenico Modafferi, è tra le persone fermate dai carabinieri nell'operazione contro la cosca Bellocco. È accusato appunto di concorso esterno, secondo quanto si è appreso avrebbe infatti favorito il rilascio di licenze e autorizzazioni per negozi nella disponibilità della cosca, coinvolti anche altri amministratori. L'indagine infatti avrebbe consentito ai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria
di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al presunto favoreggiamento alle cosche da parte di alcuni amministratori locali, tra i quali appunto Modafferi, che è il politico più in vista, anch'essi raggiunti da provvedimento restrittivo. Lo scorso anno i carabinieri avevano arrestato il comandante e un agente della polizia municipale di San Ferdinando perché avrebbero agevolato la cosca Bellocco nell'intestazione fittizia di un bar. Al via in tutta Italia le celebrazioni per i 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco, il fondatore dell'opera salesiana che oggi conta più di 1800 tra case ed oratori in tutto il mondo. I salesiani, che dal 1898 sono presenti anche a Bova Marina, la comunità che ha voluto tributare una giornata speciale in memoria del santo. Ci raccontano di più Silvio Cacciatore e Maria Natalia Eriti. Grande partecipazione di fedeli e cittadini di tutta l'area grecanica accorsi ieri a Bova Marina per l'apertura del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, celebrata in tutte le opere salesiane del mondo. 1815-2015, una data molto importante perché è cresciuto sotto l'ala del padre, maestro ed amico Don Bosco, la cui urna con le reliquie è passata da Bova Marina il 10 ottobre di un anno fa. Oggi come allora la città festeggia uno dei santi a cui è più devota e lo fa accogliendo l'inviato del rettore maggiore Don Stefano Martoglio, che ha ribadito l'importanza della presenza di questo santo e della sua opera nella vita di ognuno di noi. L'oratorio di Don Bosco, che è un'opera educativa, salesiana, evangelizzatrice, di educazione, in termini civili ha un bilancio sociale, cioè l'importanza del lavoro educativo nei confronti della comunità civile. Un paese che ha un oratorio parte già in borsa da 10 punti rispetto a chi non ce l'ha, e chi ce l'ha da un secolo, ma questo dovete dirmelo voi, lo sapete voi, probabilmente si vede anche se uno non sa che c'è, l'effetto sulla gente. Siamo fortunati ad essere cresciuti sotto l'ombra di Don Bosco, questo è il messaggio che Don Stefano lascia alla comunità. Alla concelebrazione eucaristica da lui presieduta insieme a Don Gaetano Nalesso, parroco di Bova Marina, a tutti i salesiani, a tutti i parroci e sacerdoti dell'area pastorale, hanno partecipato anche le autorità militari e civili, tra cui il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, il sindaco di Bova Santo Casile ed il sindaco di Bova Marina Vincenzo Crupi. Collaborare con i salesiani, ha affermato, è un punto molto importante della nostra amministrazione per far ripartire al meglio la nostra città. L'oratorio salesiano diciamo, fa parte della storia di Bova Marina, ma non è solo questo, perché in un processo di crescita del paese che come amministrazione comunale stiamo portando avanti anche in collaborazione con la comunità salesiana, è chiaro che l'oratorio salesiano rappresenta un elemento fondamentale perché questo processo possa andare avanti. Gli animatori ed i ragazzi dell'oratorio hanno omaggiato Don Bosco con una scenetta che consisteva nel riempire con delle sue immagini colorate in stile Andy Warhol uno scaffale vuoto e imbruttito, accompagnando ogni immagine ad uno dei valori più importanti da seguire che ci hanno trasmesso. A seguire le ex allieve salesiane hanno replicato a grande richiesta e con un grande successo di pubblico la commedia Geronzia di Maria Pia Battaglia. E concludiamo con lo sport, solita regina contro la lupa romana, stavolta c'è anche un rigore sbagliato, niente vittoria. La regina manca l'appuntamento con i tre punti al Granillo, il ritornello è sempre lo stesso. Contro la lupa Roma finisce 1-1, occasioni da rete a grappoli, poca cattiveria sotto porta e solite ingenuità difensive. Non è più il tempo per le recriminazioni, ma quello per cominciare a fare un mea culpa, perché le partite passano e la classifica, in attesa delle penalizzazioni, non sembra disposta ad accettare giustificazioni di alcun tipo. Poteva essere la partita giusta, c'era la voglia di fare, una dedica importante e anche l'opportunità di portare a casa i tre punti sul filo di lana. E invece il rigore di Insigne al 92esimo si spegne sul palo, ma non è che l'ultima e più clamorosa di una serie di chance sprecate. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando al prossimo appuntamento.